Le tarme possono essere fastidiose quando entrano in casa nostra. Fortunatamente ci sono alcuni rimedi e prodotti naturali che possono essere usati per respingerle senza causare danni. Scopri come in questo video di Ecologia Verde. Prevenzione. Il metodo più efficace ed ecologico per allontanare le tarme è, come per quasi tutti gli insetti, la prevenzione. Per cominciare, lava i vestiti prima di riporli. Le tarme preferiscono i vestiti sporchi, quindi assicurati di lavarli e piegarli bene prima di riporli nell'armadio. Pulisci e passa l'aspirapolvere spesso. Questi insetti depongono le uova in zone con polvere accumulata, come tappeti e tende. Lo stesso vale per armadi e dispense, che devono essere puliti a fondo regolarmente. D'altra parte, prepara i tuoi vestiti. Usa sacchetti ermetici per riporre i vestiti che passeranno molto tempo nell'armadio, in modo tale che le tarme non possano accedervi. Infine, presta attenzione ai luoghi bui e umidi. Provvedi, oltre a pulirli, ad aprirli e ad ariaggiarli spesso. Chiodi di garofano. Questa spezia è un ottimo alleato contro molti parassiti, poiché il suo odore respinge un gran numero di insetti, comprese le tarme. Avvolgi alcuni chiodi di garofano in un fazzoletto o in un panno e mettili nella dispensa o nell'armadio dove vuoi evitare che appaiano. In questo modo si possono realizzare deodoranti per ambienti che servono a scacciare questi insetti ed evitare una piaga di tarme in casa. Scopri come realizzare deodoranti per ambienti fatti in casa nel video che ti lasciamo sulla card. Scorze di agrumi. Anche gli agrumi come l'arancia e il limone sono ottimi repellenti per le tarme. Tagliate la buccia di uno di questi frutti in pezzi non molto grandi e lasciateli asciugare completamente. Conservateli successivamente in panni o sacchetti di stoffa che si potranno riporre nei luoghi dove si vuole evitare la comparsa di tarme che possono dar fastidio in casa. Foglie di alloro o olio. I rami secchi di alloro fungono anche da repellente naturale. Mettili in cassette, dispense o spazi dove vuoi evitare che si accumulino le tarme. L'olio di alloro è anche un'ottima opzione per proteggere i tuoi mobili da questi insetti, sia adulti che larve, se dai loro un rivestimento morbido con questo prodotto. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Continua la frase. Le tarme sono insetti giornalieri, notturni, entrambi. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Lavare vestiti a 60 gradi. Se hai visto piccoli buchi nei vestiti o altri segni della presenza di tarme, lava tutti i vestiti che puoi per eliminare eventuali uova o larve. Sigillatura delle crepe nei muri. Nelle aree in cui le tarme sono comuni, queste possono entrare nella tua casa attraverso le crepe nei muri, specialmente sulle superfici esterne. Pertanto, se questo è il tuo caso, ti consigliamo di sigillare le fessure nelle pareti o nel soffitto il prima possibile per chiudere questo percorso di ingresso e assestamento. Uso della canfora. Puoi spruzzare leggermente i tuoi vestiti con una miscela di canfora bianca e alcol vegetale. Facendo su di esso prima di riporlo, eviterai l'attacco delle tarme su capi interessati, anche se cerca di non superare la quantità utilizzata. Uno spruzzo leggero sarà più che sufficiente. Evita la naftalina. La naftalina è un rimedio tradizionale contro questi insetti. È potenzialmente dannosa non solo per le tarme e altri insetti, ma anche per la salute umana e di altri animali, come cani o gatti che possono vivere in casa. Evita quindi l'uso di naftalene in qualsiasi formato, a causa delle sue elevate concentrazioni di sostanze chimiche che possono influire sulla sua salute. E tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è B. Le tarme sono insetti notturni. Scopri di più sui rimedi casalinghi ed ecologici nella playlist che ti lasciamo qui accanto. Dici, quale di questi rimedi utilizzerai? Alla prossima volta, ecologisti!